Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici sportivi del calcio giovanile, buona serata da Palazzo del Piego. Torniamo a seguire il campionato Berretti. L'Arezzo fresco di vittoria in casa dell'Olbia per 3-0 grazie alla doppietta di Zuppel e al gol di Sussi. Torna a giocare in casa, l'ultima volta qui era stato il derby col Siena, vinto dal Siena per 3-1 con gol amaranto di Bux. Arezzo che dunque vuole tornare al successo contro la Pistoiese. Arezzo a quota 9 punti in classifica, 7 punti per la Pistoiese. Andiamo a vedere le scelte dei due allenatori. Cominciamo dall'Arezzo con Mario Palazzi e con Gagliardotto tra i pali, poi Ruscetta, Bordonaro, Riele, Baldoni, Martelli, Sussi, Zuppel, Cristaldi, Verdelli e Scuderi. La Pistoiese con Toselli, Baggiani, Ussia, Porcelli, Rossi, Campionini, Romani, Tramacere, Spadoni, Di Clemente e Maglio. Così la formazione allenata da Niccolò Pascali, l'arbitro è Mattia Ricotta di Siena, il primo assistente D'Amato di Siena, secondo Jordan di Firenze. Provato Porcelli, poi gran recupero di Zuppel in mezzo al campo. Zuppel se ne va via molto bene a Di Clemente. Zuppel ancora uno slalom incontenibile. Zuppel, conclusione di sinistro, la parata di Toselli. Ma che bella azione da parte di Diego Zuppel. Deviazione qui che favorisce Sussi. Sussi, Sussi finisce a terra. Zuppel rientra, ha cercato di aprire, lo fa adesso. Verdelli, Scuderi. Scuderi, destro di Scuderi, è un gol straordinario da parte di Raffaele Scuderi, palla che finisce in rete e l'Arezzo passa in vantaggio con questa prodezza di Scuderi al primo gol con l'Arezzo. Gran gol davvero dal limite dell'area, niente da fare per Toselli che aveva tentato di evitare la rete. Il pallone dentro e l'Arezzo in vantaggio dunque al 19esimo con Scuderi, dopo un'azione che poteva avere anche in precedenza avuto degli sviluppi letali per la difesa della Pistoiese. Di Clemente cerca la porta e la trova, il pari della Pistoiese. Di Clemente trova l'1-1, sorprende Gagliardotto sul suo palo. Sembrato qui in ritardo il portiere dell'Arezzo, che adesso se la prende con qualche suo compagno. Forse è sembrato in ritardo il portiere amaranto. Verdelli sul primo palo, tentativo di deviazione di Zuppel, poi il tiro di Cristaldi, la palla che va fuori. Intercetto lì in mezzo bene Riela, poi il lancio per Sussi. Sussi può andare da destra, Sussi prova a superare velocità, Campionini conclude, Sussi, la respinta di Toselli, ancora attento il portiere della Pistoiese, poi su rilancio lo scatto di Baldoni, di Spadoni, Spadoni e Baldoni, Bordonaro c'è però Romani in seconda battuta, Romani rientra, Romani palla dentro per Maglio, Maglio prova il dribbling, Maglio in aria, sinistro di Maglio e la palla che va fuori di un soffio. Pistoiese a un passo dal 2-1 con Maglio. Pistoiese che cerca un nuovo affondo, palla di Tramacere ancora per Spadoni. Spadoni lotta di forza con Baldoni, grande azione di Spadoni, poi l'intervento da parte di Bordonaro su Spadoni che protesta, protesta in modo vibrante per l'intervento di Bordonaro. Sussi, secondo palo, rimesso lì Verdelli col destro! E l'Arezzo torna. 2-1 Arezzo, Verdelli tutto solo, dimenticato, c'è un'esultanza abbastanza accesa nei suoi confronti. Al quarto d'ora l'Arezzo nel momento più difficile probabilmente della sua partita, perché la Pistoiese aveva iniziato meglio questo secondo tempo, trova il 2-1 con Verdelli su questo pallone che non so se era stato Martelli a rimetterlo dentro sul secondo palo, e Verdelli nel cuore dell'area di rigore. Poi buon recupero, Giaupai, Giaupai slalom, grande azione di Giaupai, parte il cross, scavalcato, steccato, c'è Ruscetta, Ruscetta palleggia in area di rigore, Verdelli conclusione debole, poi sulla traiettoria c'era steccato, comunque
Martelli, Verdelli, Ruscetta. Subito lancio per Sussi, gran palla di Ruscetta. Sussi a fondo in aria di Sussi. Sussi, secondo palo, colpo di testa, è steccato. E la presa di Toselli. Maghezzo che con questa ripartenza, soprattutto di Sussi e Ruscetta qui, che senza guardare, proprio no look per Sussi. Attenzione al cross verso Scecheri, c'è un fallo di mano, calcio di rigore. Calcio di rigore, Martelli. Martelli ha toccato con la mano, col braccio. E dunque la Pistoiese adesso ha la grande opportunità di andare sul 2-2 qui. Arbitro molto vicino, calcio di rigore per la Pistoiese, che adesso andrà la trasformazione con Orlandi. Orlandi contro Gagliardotto, 2-1 per l'Arezzo. Al 32esimo. Pronto Orlandi. Destro di Orlandi. La palla all'angolino. E la Pistoiese ha pareggiato 2-2 con Orlandi. Orlandi che aveva segnato una doppietta contro il Pontedera. Segna anche quest'oggi. João Pai col destro cambia verso Bux. C'è stato l'anticipo, arriva Martelli che tenta il tiro, gol trattenuto e steccato, trova il gol del 3-2. Posizione regolare, protesta tutta la Pistoiese. L'Arezzo al 91esimo è in vantaggio 3-2, steccato, micidiale ancora entrato dalla panchina che adesso è sommerso. Tutto è nato dal tiro di Martelli, non trattenuto dal portiere Toselli. È arrivato steccato, non si è alzata la bandierina di D'Amato. Adesso inviperita la Pistoiese che sta protestando con l'assistente che non ha alzato la bandierina sulla conclusione di Martelli. E l'Arezzo all'ultimo tuffo in modo contestato, come potete vedere, trova il gol del 3-2 steccato. Rossi e l'arbitro poi ferma tutto e l'Arezzo esulta. Partita dai mille volti, vince l'Arezzo 3-2, vittoria di grande sofferenza per l'Arezzo, che aveva iniziato bene andando in vantaggio con Scuderi, poi c'è stato il ritorno della Pistoiese, poi nel secondo tempo nuovo vantaggio dell'Arezzo per 2-1. A quel punto sembrava per l'espulsione di Campionini, sembrava la partita incanalata verso i colori amaranto, invece il rigore ha rimesso in parità la Pistoiese e poi nel finale l'Arezzo è tornato in vantaggio con steccato sul tiro di Martelli non trattenuto dal portiere Toselli. Per l'Arezzo dunque è la quarta vittoria in campionato, sale a quota 12 in classifica. Insieme a mister Mario Palazzi, una vittoria diciamo cacambolesca. L'Arezzo sembrava nel controllo sul 2-1 col giocatore in più, poi che è successo? E poi è successo questo fallo di mano in area di rigore, non ho neanche rivisto bene anche ora, però chiaramente sul 2-2 potevamo avere anche un calo di concentrazione, invece la squadra, ecco lì mi è piaciuta perché ha reagito e siamo riusciti a ottenere il gol della vittoria. È stata una vittoria sofferta, complimenti alla squadra, alla Pistoiese, perché ha veramente dimostrato di essere una squadra organizzata, una squadra molto buona, però meritavamo la vittoria, sotto, cioè, secondo me la vittoria meritata. Ha protestato molto per il gol di steccato? Non l'ho visto dalla mia posizione, ho visto solo la palla è andata in porta, quindi non ho più visto poi niente e ero felice, non so, bisognerebbe rivederlo, ma a questo punto poi non essendoci il VAR credo che serve a poco. Sei una squadra, ormai la tua che è in fase di rodaggio, stiamo vedendo anche tutti i giocatori insomma ruotare rispetto alle prime giornate, insomma sembra una squadra che può fare davvero un bel percorso. Sto lavorando in una maniera importante con questi ragazzi, mi voglio rendere conto delle forze che abbiamo e credo che sì, ruotano, ma anche perché durante la settimana ho modo di vederli allenarsi e quindi giorno per giorno scelgo, partita per partita scelgo la squadra che ritengo che sia la migliore, però la squadra sta crescendo e i ragazzi si stanno sempre più convincendo che può darsi che siamo diventati anche una squadra di calcio nel senso buono e quindi andiamo avanti col lavoro sempre senza abbassare la guardia perché lo vediamo, le partite sono sempre difficili.
Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold.